quello che riguarda il Truce Clan, ci tengo anche a chiarire una cosa, perché per tanti anni è stato buttato del fango addosso a Emanuele Noiz. Sì, esatto. Noiz non finì arrestato in quella situazione, finì indagato perché, essendo uno dei miei migliori amici all'epoca e uno dei migliori amici di Caio all'epoca, ovviamente aveva contatti quotidiani con me e con Caio, quindi finì indagato come tantissime altre persone. Però ovviamente, essendo il più famoso di tutti noi, è quello che fece più notizia. A me dispiace, perché a lui so che gli ha creato dei problemi, so che lui comunque è una persona che ha sempre lavorato, non faceva il tatuatore, parliamoci chiaro.